Un saluto cari amici di Extreme Hardware, in questo video faremo l'unboxing di un NAS prodotto da QNAP. Parliamo dell'HS210 Silent NAS, è appunto un prodotto rivolto alle utenze domestiche, alle piccole aziende. È un NAS a due bay, mosso da un processore Marvel a 1.6 GHz e dotato di 512 MB di RAM. Sul retro troviamo un lettore di schede SD, due porte USB 3, due porte USB 2 e ovviamente la connessione di rete Gigabit LAN. Qual è la caratteristica fondamentale di questo prodotto? È il fatto che sia completamente privo di ventole. Infatti il nome Silent deriva proprio dal fatto che la dissipazione è completamente passiva di questo prodotto, non troviamo nessuna ventola, e lo chassis è completamente in alluminio, materiale che ovviamente favorisce la dissipazione del calore prodotto dagli hard disk in funzionamento. Come adesso andremo a vedere, la linea di questo prodotto è assolutamente brillante, è sicuramente il prodotto più elegante e bello anche esteticamente che abbiamo provato per quanto riguarda dei NAS. Quindi vi ricordo che trovate la recensione completa di questo prodotto qua sotto nella descrizione del video. Vi invito a lasciare commenti riguardante il prodotto, riguardante il video, quello che volete, e iscrivervi al nostro canale su YouTube se non l'avete ancora fatto, e anche sul nostro portale extremehardware.com. Vi lascio quindi la seconda parte di questo video, dove vedremo l'aspetto estetico e le caratteristiche del prodotto. Ciao a tutti da Angelo. Bene, all'interno della confezione del QNAP HS210 troviamo il NAS e un'altra scatola di cartone contenente all'interno tutti i vari accessori, come ad esempio un cavo di rete RJ45, le viti per avvitare gli hard disk a eBay. Troviamo il cavo di alimentazione compresa tedesca Schuco, il trasformatore di corrente e un quick start che ci spiega come installare i vari dischi e avviare il prodotto. Mettiamolo da parte e passiamo a dare un occhio al prodotto vero e proprio. Allora, fino ad ora abbiamo sempre detto che i NAS visti e prodotti da Shuttle erano i più belli tra quelli che avevamo appunto provato. Senza ombra di dubbio questo QNAP HS210 è di gran lunga più bello sotto il punto di vista estetico, è di un'eleganza incredibile ed è veramente fantastico per essere un NAS. È completamente diverso da tutti i prodotti visti finora e è adattissimo e si sposa benissimo con salotti eccetera eccetera, perché ha una linea veramente elegantissima. Abbiamo la parte superiore che è completamente in alluminio satinato, scusate, con il logo QNAP. La parte anteriore è in plastica con scritto Silent NAS QNAP. Sulla parte centrale c'è un LED che si illumina retroilluminato. Abbiamo tutto questo bordino fatto in plastica satinata, semitrasparente sembra, nera, in realtà non è semitrasparente, soltanto nera lucida, ma dà un effetto bellissimo. Abbiamo la parte posteriore con l'ingresso della corrente, il bottone reset, un lettore di schede SD, due porte USB 2, il connettore della rete LAN, altre due porte USB 3 e il bottone di accensione. Io sono sicuro che se questo prodotto avesse anche avuto una porta HDMI e fosse stato possibile attaccarlo alla televisione, sarebbe stata veramente una roba eccezionale e fantastica. La parte inferiore è in plastica rigida e satinata, troviamo quattro piedini di gomma antiscivolo e la classica etichetta con
riportato il modello del prodotto, eccetera, eccetera. Ma adesso andiamo a vedere come andare a inserire i dischi all'interno di questo prodotto. È semplicissimo. Per inserire i dischi non facciamo altro che tirare la parte frontale dai due lati e ci ritroviamo con il frontale aperto. Abbiamo questi due bay loccati con due linguette con scritto push e pull per quanto riguarda i bay, che sono completamente in alluminio. Sono completamente in alluminio, hanno un design bellissimo e il prodotto all'interno è completamente in alluminio. Devo essere sincero, è veramente il NAS più bello che abbia visto finora. E la cosa, tra l'altro, carina di questo prodotto, adesso reinseriamo i due bay, scusate, è che la parte frontale in plastica è magnetica, quindi non si fa assolutamente nessuna fatica per rimuoverla e per inserirla, che anzi viene facilitato dal magnetismo. È veramente un prodotto fantastico. Quindi non ci resta che vedere come si comporta con i nostri test, andare a vedere la recensione che c'è qua sotto, c'è il link all'articolo. Faccio i complimenti a Kunap per questo prodotto perché esteticamente è bellissimo. E detto questo, da Angelo, dalla redazione di extremehardware.com, è tutto. Ciao, alla prossima.